questa tassa, sulla tassa, i consiglieri, alcuni, un paio di assessori mancarono l'appuntamento e fu annullata la delibera e si dovette ripetere con ritardo in questa estate scorsa. Quindi queste risorse, 160.000 nel mese nel 2015 e 130 circa nel 2014, come sono state utilizzate? Dove sono state utilizzate? Se i cittadini di San Nicola, ricordo che una famiglia mi ha chiesto spesso, ma quando mi mettono questa lampadina in questo lampione, come sono state utilizzate? Quale utilizzo ne hanno fatto concretamente per il bene della nostra comunità, per il bene di San Nicola, per il bene delle torri? Questa è una domanda importante che i cittadini, che noi cittadini ci dobbiamo fare e dobbiamo rivolgere a quelli che verranno a chiedere il voto ancora una volta, che sono stati qua per 10 anni senza fare niente. Chiedete loro che cosa ne hanno fatto di queste risorse, perché non se ne vede traccia. Questa è la verità vera. Il comune di Dugenta ha abbandonato a se stesso Tore e San Nicola senza programmare nessun tipo di intervento né ordinario né straordinario. Io sfido chiunque di voi, sfido chiunque voglia fare un contraddittorio con noi da questa parte ad indicarmi una sola opera pubblica realizzata negli ultimi 10 anni da questa amministrazione qui a San Nicola, una sola. Bravo. Neppure quella ordinaria è stata programmata e fatta. Vi dicevo della strada di via Bosco Cupo, ma vi posso indicare tante altre cose che mi sono state dette in questo inizio di campagna elettorale. Via Cerza Maiorano, insomma, via Pozzo Vallone, mi dicevano, insomma, sono state delle cose, si sono verificate delle cose al limite dell'impossibile. Quindi noi dobbiamo reagire, è arrivato il momento di mettere il punto, è arrivato il momento di dire basta, è arrivato il momento di cambiare pagina, di farlo con serenità, perché io so che vanno in giro ancora a dire sì però qua là, insomma, a chi vi affidate? Vi affidate a delle persone che quando hanno avuto il compito di amministrare hanno realizzato delle cose qui in favore di San Nicola, delle Tore, e non si sono tirati indietro rispetto alle proprie responsabilità. Questo è quello che facciamo, questo è quello che vi chiediamo di fare, di affidarci a noi. Questo, perciò vi chiediamo di fare questo, di fare questa analisi, di farla con serenità, nell'interesse della nostra comunità, nell'interesse di San Nicola, nell'interesse di noi cittadini che vi abitiamo, ma anche nell'interesse più generale, per consentire anche a chi viene da fuori di individuare questa zona come punto di riferimento da un punto di vista culturale, da un punto di vista turistico, da un punto di vista dell'insediamento della piccola impresa. Insomma, se noi siamo organizzati sul territorio, se qui offriamo anche una possibilità in più per insediarsi dal punto di vista anche residenziale, noi dobbiamo farlo, perché questo significa far crescere complessivamente la nostra comunità, perché questo significa portare risorse nelle nostre casse comunali. Non bisogna immaginare di vivere alla giornata, non si può vivere alla giornata, bisogna avere la capacità di programmazione. L'altra sera qui è stato detto dal sindaco uscente, è stato detto che l'amministrazione mia, e credo anche quella che mi ha succeduto, insomma, ha sperperato del denaro. Io sfido il sindaco uscente ad indicarmi quali sono stati questi sperperi, di elencarmi uno per uno gli sperperi, ma soprattutto mi deve fare anche una cortesia di correggere una cosa: gli espropri della Fondo Valli Sclero non li ho pagati io, non li ha pagati il comune di Dugenta, li ha pagati il consorzio di bonifica, non abbiamo fatto nessun debito. Quindi quel milione che è entrato dell'ICI, del consorzio agrario, ci dovrà spiegare come sono stati spesi. Bisogna dettagliare bene,
perché oltre al milione si aggiunge anche la beffa dei 2,2 milioni di mutuo, e quindi siamo a 3 milioni di euro. Questa è la verità vera, cari cittadini di San Nicola, di Tore, cari cittadini tutti di Tugente. Noi ci siamo trovati di fronte ad un'amministrazione comunale che non ha avuto amore per il proprio territorio, per i propri cittadini, e ha cercato di vivere alla giornata. Questa è la verità vera. Oggi noi siamo qui a tentare, se possibile, di rimettere in moto in maniera virtuosa questo comune, per fare in modo che possa competere assieme e con gli altri comuni che ci circondano, per essere all'interno di una provincia che ormai, ahimè, si restringe sempre di più, perché anche questi confini ormai non esisteranno più, per recitare un ruolo da protagonista. Ma se noi abbandoniamo le nostre aree, quelle più belle, perché San Nicola e Tore è una delle zone più belle di Tugente, come possiamo candidarci noi a svolgere un ruolo dignitoso all'interno di questo contesto della Valle Telesina e della Valle Caudina? Noi saremo soccombenti, saremo cioè l'anello debole di tutto questo sistema che si sta organizzando come aria vasta. Allora noi dobbiamo avere le carte in regola, dobbiamo cercare cioè di avere i conti in regola, dobbiamo cercare di realizzare delle cose sul territorio da un punto di vista infrastrutturale, dobbiamo cercare di intercettare quanto più finanziamenti possibile a totale carica dell'Unione Europea, dello Stato, per realizzare cose importanti per la nostra comunità. Dobbiamo intercettare le risorse per l'agricoltura, qui siamo in una zona particolarmente importante dal punto di vista dell'agricoltura, dobbiamo cioè fare uno sforzo complessivo per rimettere in moto questo meccanismo che si è inceppato, che si è bloccato, forse anche deliberatamente, da 10 anni a questa parte. E noi dobbiamo reagire fortemente, dobbiamo eliminare alcune tasse. Hanno parlato dell'IRPEF, ma io vi aggiungo anche che bisogna assolutamente, se possibile, annullare questo benedetto contratto che si tiene con i rifiuti solidi urbani, perché io credo che non possiamo pagare una comunità come Tugente 300.000 euro più IVA per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. È un'esagerazione. Dobbiamo individuare tutte le capacità, dobbiamo mettere assieme tutte le capacità per azzerare queste cose, perché Tugente è una piccola comunità e non può essere tartassata da queste tasse che forse, se gestite in maniera più oculata, potevano sicuramente impegnare meno le nostre tasche. Questa è la verità vera. Allora noi dobbiamo, e la verità vera non è quella verità mediata, per questo aggiungo vera, la verità è quella che deve essere detta e certificata, perché qui di verità ce ne sono pochi in giro. Noi vogliamo fare un'azione di trasparenza assoluta, a partire dalle tasse, a partire dalle cose che non sono state realizzate e che sono state promesse, a partire da cose che sono da imputare come responsabilità assolutamente alla mancata capacità di amministrare di questa amministrazione uscente, e che vengono invece attribuite con molta superficialità a tutti quelli che nel passato si sono susseguiti come amministratori comunali. Non è giusto, e soprattutto sono convinto che voi saprete fare la dovuta differenza, saprete dire e capire da quale parte sta la verità e da quale parte sta l'imbroglio. Cari amici di San Nicola, qui abbiamo vissuto anche altre esperienze negative. A pochi metri da noi c'è l'area PIP del comune di Frassa, cioè nell'area di Tugente, nel comune di Tugente in realtà, a Condrata Cocola, Fienile. Ebbene, il sindaco qualche giorno fa ha detto testualmente che si è impegnata lei
a risolvere il problema del sito di compostaggio. Non è così, o non è solo così. Io qui voglio esprimere la mia gratitudine, la mia solidarietà al comitato che all'epoca si impegnò fortemente, a partire dall'amico Meoli, che qui voglio salutare anche con un applauso, perché si dedicarono fortemente a che questa cosa non avvenisse. Sono stati presso la Regione Campania, si sono dati da fare, sono stati ricevuti in prefettura. Questo è stato il vero elemento.